Io vivevo qui da 30 anni. Sembrava un posto fatto apposta per me, solenne, serio, dove trascorrere tranquillamente gli anni della vecchiaia. Da giovane avevo avuto grandi ambizioni, ma qualcuno però aveva fatto di tutto per stroncarle. C'è chi mi aveva sostenuto, è vero, definendomi come una delle più alte vette letterarie del Novecento, ma i più mi avevano bollato come libro spazzatura, macelleria editoriale, nauseabondo cocktail di generi. Alla fine avevo preferito ritirarmi in questo splendido isolamento. Un salotto certamente un po' polveroso, ma almeno frequentato da chi poteva capirmi, come il professor Toniolo. Eccolo qui, l'emerito professor Toniolo, tanto presuntuoso quanto distratto. Non dovevo essere piaciuto molto neanche a lui, se è vero, come diceva il vecchio Freud, che un atto mancato è il segnale dell'inconscio. Bastarono infatti 4 gocce d'acqua per farmi dimenticare all'attiaccio. La svista del professore mi costrinse di nuovo a fare i conti con la polvere, ma non quella dei miei adorati scaffali che dava alla mia rilegatura una patina di nobiltà, ma quella vera, di un tale Mirko, dagli amici pochi detto Squama. Viveva nell'aria viziata di un bilocale tra calzini sporchi e piatti da lavare. 35 anni, fuori corso da 12. Di lavorare non se ne parla, di donne nemmeno l'ombra. Unica attività documentabile, oltre alla lettura, la coltivazione di un rigoglioso strato di forfora sulle spalle. Le squame, appunto. Ma dove mi hai portato? E soprattutto che cazzo scrivi? Volontariamente abbandonato affinché entri in contatto con l'anima delle persone. Che stronzate. Ma alla mia di anima non ci pensi. Coglione. No, dico scaraventare uno come me nel circolo promiscuo del book crossing. Farmi uscire brutalmente allo scoperto. Passare di mano in mano senza prendere la minima precauzione. Se non altro per l'igiene. Scusate lo sfogo, ma ripensare a certe situazioni mi manda ancora in bestia. Pronto? Fu così che, incredibile a dirsi, divenni la lettura prediletta di Armando, un macellaio specializzato in suini, che mi aveva trovato in una cabina durante una telefonata clandestina all'amante. Zeppo com'ero di generi letterari, beh, a pensarci bene forse la critica non aveva tutti i torti, non mancavano tra le mie pagine scene di sesso esplicito, descritte in modo minuzioso, quasi maniacale. A giudicare dalla frenesia con la quale mi sfogliava, per l'ottuso e cazzuto macellaio, devono essere stati giorni di estasi. La lettura di quelle pagine non conosceva soste, e così Armando finì per sconfinare a pagina 79, in un altro genere. In una terra a lui straniera, quella dei sentimenti. Imparò a conoscere la nobiltà, la complessità, l'ambiguità dell'animo umano e si avventurò tra le delicatezze delle espressioni amorose. Fu la sua fine. O meglio, fu la fine della sua tresca con Luciana, la polputa moglie del geometra Carnesecchi, che nei loro incontri clandestini non voleva saperne di tante smancerie e puntava diretta al bersaglio grosso. In una scenata dove le parole più eleganti che uscirono dalla sua bocca furono bucaiolo, coglione e finocchio, Luciana ridusse Armando in polpette e lo piantò. Umiliato e furibondo, il macellaio mi attribuì la colpa della sua pericolosa degenerazione sentimentale e decise di chiudere la propria carriera di lettore, scagliandomi nel cassonetto di fronte a casa. Prendi una traversa al calcio di rigore e perdi la finale mondiale. Cosa può valere un rimbalzo? Io quella volta, per un rimbalzo fortunato, mi salvai dall'inceneritore. Liberato dall'abbraccio pornografico di Armando, finì tra le mani di Bianca, una giovane attrice di teatro sperimentale
che mi raccolse pietosamente e mi fece passare un periodo di convalescenza tra letture ad alta voce e scorribande delle sue meravigliose dita sulle mie pagine. Furono bei giorni. Fu un'estate, purtroppo, dall'arrivo del suo fidanzato nel momento, Tony Canestri, giovane regista de paura. Disgraziatamente fu immediata da parte sua l'idea di trasformarmi in una delle sue orrende pellicole. No, vi dico alcuni titoli della sua filmografia per capire il personaggio: Sodoma e Camorra, Gorgo in Gorgo, L'età della putrescenza. Credo che possa bastare. Troppo comico, troppo drammatico, troppo elitario, troppo popolare, fu il commento del produttore. Poi che cazzo c'entra coi tuoi film? E così, per fortuna, non se ne fece niente. Ma quel maledetto appello a farmi passare di mano in mano aveva un fascino inspiegabile quanto efficace. Tant'è che pure Bianca decise di abbandonarmi. Perciò tornai sulla strada, anzi di più, sul lastrico. Capitai infatti tra le mani di un vero disgraziato, Mario Berretta, un povero ferroviere che, buttato fuori di casa e costretto a pagare alimenti a moglie e figli, dormiva e mangiava dentro un appunto prima serie modello base. Mi lesse tutto d'un fiato, con le gambe intorpidite sul suo cruscotto a una piazza. La mattina seguente corse da sua figlia e mi consegnò. C'è da capirlo. In qualche modo doveva occuparsi della sua educazione. Non fu una brutta idea, comunque, perché respirai un po' d'aria fresca tra piercing, iPod, tatuaggi e poi discussioni, litigi, scherzi, incontri. Diventai uno di loro, strapazzato, rubato, prestato, scambiato, amato, odiato, ripudiato, lasciato e ripreso. Feci il giro di tutte le loro camerette, delle loro borse, dei loro comodini. E infine Paolo e Francesca. Grazie a me smisero di litigare e si misero di nuovo insieme. Galeotto fu il libro. Ingrato, accecato dal ritrovato amore, Paolo mi abbandonò sulla panchina dei suoi incontri con Francesca. Qui fui raccolto da una specie di accalappiacani, un venditore di libri usati. Questa sordida figura, senza nessun rispetto, mi strappò alla mia nuova nomade identità e mi marchiò definitivamente. 3,50 euro. Poco più del cofanetto in due volumi di Cucina Amica. Poco meno della raccolta di 10 numeri del fumetto per adulti Il Tromba. Avevo toccato il fondo e a nulla valsero i tanti trasferimenti all'interno di quel penitenziario di carta. Ovunque andassi mi trovavo in cattiva compagnia. Quando fui depositato tra Oriana Fallaci e Bruno Vespa, capii che i miei giorni erano arrivati alla soglia del macero. Ma nonostante la fine ingloriosa, pensai che in fondo era stato bello lo stesso. Ero uscito tra la gente, avevo scatenato passioni e suscitato emozioni. Per me qualcuno era stato sveglio la notte, con me qualcuno si era ritrovato e forse un giorno mi avrebbe anche ricordato con tenerezza e rimpianto. Ma come succede nei libri di successo, dove tra pagina 250 e pagina 270 arriva immancabile il colpo di scena, così anche in questa storia accadde l'imprevedibile. Un ladruncolo, forse uno studente, sicuramente un angelo, mi prese di nascosto e mi portò con sé. Non ebbi nemmeno il tempo di esprimergli la mia gratitudine. Infatti, dopo poche centinaia di metri, scivolai dalla sua tasca e caddi a terra.
Sento il dolore dell'impatto e l'umidità della ghiaia, ma sento anche un profumo, una brezza inebriante che mi avvolge come in un sogno. E io divento leggero, quasi immateriale, tra le mani pallide e levigate di chi mi raccoglie. Una donna, sono sicuro. È una donna, infatti. E questa è la sua borsa. Scomoda, come tutte le borse delle donne, ma così meravigliosamente accogliente. Dove ogni cosa parla di lei. Un'agenda, un anello, il burro a cacao, la foto di lui, una multa da pagare, l'abbonamento a teatro, l'aspirina. Sento che sto per naufragare irresistibilmente dentro la sua vita, in una casa finalmente pulita e ordinata. Mi sento già tra le sue mani, completamente abbandonato al suo capriccio. Mi sento già come se mi sfogliasse tutto, fino all'ultima pagina. Beh, queste non sono, per così dire, parole mie. Sono parole del mio autore. Pagina 54. Quella che piaceva tanto al macellaio. Ragazzi, questa è letteratura.